Ciao a tutti, io sono Gege e bentornati su Be Colorful per la seconda parte del video delle 10 card natalizie create con il Tonic Craft Kit numero 36. Abbiamo già fatto insieme le prime 5 card, trovate il link in descrizione e nella scheda che compare ora in alto a destra. E anche due bellissime lanterne di Natale, sempre con questo bellissimo kit. Se volete dare un'occhiata, vi lascio il link anche a quel video. Natale ormai è arrivato e io sono in ritardo, terribilmente in ritardo. Purtroppo ho avuto gravi problemi familiari e per tutto novembre ero in Italia. Vivo all'estero, per chi non lo sapesse. Quindi non ho potuto creare, girare video o pubblicarne di nuovi. Comunque la vita continua e avere un hobby rende tutto più colorato. E visto che c'è poco tempo, colgo l'occasione per mostrarvi come creare delle card veloci approfittando dei washi tape contenuti nel kit. Quindi iniziamo subito. Per prima cosa creo la mia card base, una landscape card in misure standard da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Utilizzo un cartoncino color avorio dallo spessore di 300 gsm. Sempre sulla stessa carta mi ricavo un pannello leggermente più piccolo della card base, usando queste fustelle rettangolari con bordi decorati da tratteggi. E adesso passiamo alla parte divertente. Decorare la card con i washi tape del kit. Naturalmente potete usare anche altri washi tape con diverse fantasie e colori. Aiutandomi con la griglia della mia superficie di lavoro, posiziono la prima striscia di washi tape in orizzontale, ricoprendo il pannello per tutta la sua larghezza. Poi applico anche la seconda striscia. Questa volta ho tagliato l'estremità sinistra a mano, lasciandola volutamente frastagliata. La terza striscia invece avrà entrambi i bordi frastagliati. Per dare un tocco dorato alla card natalizia, ho tagliato una striscia della Speciality Card dorata del kit. Piego gli eccessi sul retro del pannello e passiamo al sentiment. Stamperò su un rettangolo di cartoncino color avorio uno dei timbri inclusi nel kit. Stampo con il Versamark ink trasparente in quanto ho programmato di fare un embossing a caldo utilizzando una polvere da embossing rossa. Aggiungo al rettangolo dei bordi di rifinitura, utilizzando la Speciality Card dorata del kit. Il sentiment è pronto, quindi lo incollo sulla card utilizzando del foam pad per dare dimensione. Per aggiungere qualche dettaglio sulla card e per inserire in altri punti lo stesso rosso che ho usato per il sentiment, stampo qualche stellina utilizzando il timbro del kit con il Versamark ink, per poi embossarle con la polvere da embossing rossa che ho usato appunto per il sentiment. Decoro ulteriormente la card creando alcune gocce con il glitter drop incluso nel kit. Ora possiamo incollare il pannello sulla card base così com'è, ma io preferisco aggiungere un altro pannello per dare più colore intorno ai suoi contorni. Infatti, con la stessa fustella rettangolare che ho usato per fustellare questo pannello,
Ne ho creato un secondo sulla carta rossa iridescente del kit. Quindi incollo il pannello principale sul pannello rosso e tutto sulla card base, terminando così la sesta card. Anche per questa card iniziamo con il creare la card base. Stavolta utilizzo un cartoncino bianco e farò una portrait card con piegatura superiore, che resta la mia tipologia di card standard preferita. Le misure sono sempre quelle standard da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Poi mi ricavo due pannelli. Uno su cartoncino bianco da 5 pollici per 3 pollici e 3 quarti. L'altro sulla Classic Card Tan Brown del kit da 5 pollici e un quarto per 4 pollici, che creerà i bordi di rifinitura del pannello bianco. E adesso giochiamo con i washi tape. Tagliandoli a mano, posiziono tre strisce verticali sul pannello bianco. Il focal point della mia card sarà una tag, che mi ricavo utilizzando la fustella ovale del kit. Fustello due tag, una su cartoncino bianco, l'altra sulla Classic Card Tan Brown. Del Decoro lo sfondo della tag stampando dei fiocchi di neve con questo Distress Ink, che si abbina perfettamente al marrone della Classic Card Tan Brown. Poi stampo uno dei sentimenti del kit utilizzando il VersaFine Onyx Black e embossandolo con della polvere da embossing trasparente che darà rilievo e lucentezza alla scritta. Cospargo la timbrata con la polvere da embossing, pulisco il timbro e sciolgo la polvere da embossing con l'apposito phon. Le tag sono pronte, ma prima di incollarle sulla card, inserisco attraverso gli appositi fori questo filo bianco e rosso. Ora posso incollare tutto. E termino la card aggiungendo qualche goccia del glitter accent incluso nel kit.
L'ottava card sarà una carinissima window card natalizia decorata con i washi tape. Innanzitutto preparo la card base su del cartoncino bianco. Poi, con una fustella rettangolare dai bordi tratteggiati, mi ricavo un pannello, sempre su cartoncino bianco, leggermente più piccolo della mia card base. Con la fustella del kit che crea una tag tonda, fustello il pannello creando due finestre. Ed ecco che la struttura di base della window card è pronta. Adesso creo lo sfondo per queste due finestre utilizzando i washi tape. Per prima cosa però sulla card base segno a matita la posizione che assumeranno le due finestre. Con la gomma attenuo la matita perché i washi tape sono semi-trasparenti, quindi si potrebbe notare il segno. Adesso posso procedere a posizionare le strisce di washi tape. Per dare un tocco di glitter, che a Natale vanno sempre bene, aggiungo qualche striscia di glitter card nell'intersezione delle varie strisce di washi tape. Come sentiment stamperò uno dei timbri del kit con il VersaFine Onyx Black. Embossandolo poi con la polvere d'embossing trasparente. Ok, ci siamo quasi, ma queste due finestre tonde diventeranno due palline di Natale. Con un tratopenna nero e un righello, traccio due linee verticali che saranno i fili delle palline. Termino questa deliziosa card con due fiocchetti rossi super natalizi. Taglio a coda di pesce le estremità dei nastri. Infine, incollo i fiocchetti con dei glue dot sulla parte superiore delle palline. Non mi resta che incollare il pannello sulla card base utilizzando del foam tape per dare profondità alle palline. E la card è pronta. L'ultima card con i washi tape vi propongo un cluster. Lavorerò direttamente sulla card base, che sarà una standard card da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Su cartoncino bianco. Inizio dunque a posizionare due strisce di washi tape in basso a destra della card base.
Poi con il VersaFine Onyx Black stampo il sentiment, approfittando di questo semplice font in stampatello maiuscolo dei timbri del kit, che a parer mio ci starà benissimo con il design essenziale che voglio dare alla card. Continuando con il cluster, incollo una striscia di carta glitterata del kit. E una della Speciality Card rossa con motivi embossati, sempre inclusa nel kit. Fustello poi due tag circolari, una su cartoncino bianco, sulla quale stamperò un fiocco di neve con il VersaFine nero, per poi eseguire la tecnica dell'embossing a caldo con della polvere trasparente. E l'altra tag sulla carta glitterata. Trasformo la tag in una pallina di Natale, aggiungendo un fiocco di carta che creo utilizzando queste fustelle, non incluse nel kit, sulla Speciality Card rossa embossata. Naturalmente potete utilizzare dei fiocchi di stoffa. Incollo la pallina bianca sulla carta glitterata, che fungerà, diciamo, da ombra. Il fiocco sulla pallina. E tutto sulla card con del foam pad. Giunti ai tocchi finali, creo una goccia di glitter drop del kit al centro del fiocco di neve e tre gocce allineate al washi tape in alto, e la card con il cluster si può definire conclusa. L'ultima card di questo kit che vi vorrei proporre sarà una card interattiva, ossia una spinner card. Preparo la card base su cartoncino avorio in misure standard da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Sempre su cartoncino avorio, ritaglio un pannello da 4 pollici per 5 pollici e un quarto. Su questo pannello creo una finestra con la fustella triangolare grande del kit. Con la stessa fustella creo anche una finestra sulla facciata anteriore della card base. Presto molta attenzione nel sistemare la fustella, perché le due finestre dovranno combaciare perfettamente. Aggiungo qualche punto di interesse sul pannello di sfondo, semplicemente spruzzando qualche goccia dell'acqua Shimmer Pen inclusa nel kit. Poi, con la carta rossa perlata del kit, creo i bordi di rifinitura per il pannello di sfondo. Rimuovendo la parte centrale con una fustella rettangolare. E passiamo a creare l'elemento mobile della spinner card. Per prima cosa fustello due tag circolari su cartoncino avorio. Le impreziosisco fustellandole entrambe con la fustella coordinata del kit.
Poi sul retro di una incollo un pezzo di carta satinata dorata del kit come sfondo del disegno intricato. Mentre sull'altra incollo un pezzo di carta rossa perlata. Adesso tra le due tag incollo il filo del meccanismo per la spinner card. Per sicurezza utilizzerò un biadesivo molto forte. Incollo il filo avendo cura di posizionarlo in verticale e soprattutto dritto rispetto al disegno. Poi incollo l'altra tag sul retro e l'elemento interattivo della spinner card è pronto. Perciò lo fisso nella card, incollando le estremità del filo direttamente sulla card base, avendo cura di tenderlo il più possibile. Poi incollo anche i bordi di rifinitura sulla card base e passo al sentiment, per il quale ho deciso di stampare Merry Christmas in ognuno dei tre lati della finestra triangolare. Eseguirò un embossing a caldo con un embossing powder dorato. Ora posso incollare il pannello di sfondo sulla card. Incollo all'interno della card un pannello di carta satinata dorata che farà da sfondo sulla finestra e permetterà di scrivere il nostro personale messaggio all'interno. Ed eccoci ai dettagli finali. Creo qualche goccia di glitter drop in linea con i sentiment. E una volta asciutti, inserisco un nastro rosso nella tag. Si può dire che la spinner card è conclusa solo dopo aver girato per bene la tag. Pronti? Via! E questa era l'ultima delle 10 card che ho creato con il Tonic Graph Kit 36. Spero vi siate divertiti e che possiate trarre tanta ispirazione. Vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro un felice Natale. Anche se so benissimo che quest'anno sarà un po' diverso per tutti quanti. Io vi saluto, buon Natale e be colorful!